Bene, una buonasera a tutti. Questa sera abbiamo un webinar molto particolare dedicato al servizio di perizia tecnica dell'Industria 4.0. La nostra società di consulenza e formazione, Chiarini Associati, ha pensato di inserire fra i propri servizi dedicati all'Industria 4.0 anche quello della perizia. Il nostro consulente, Cristian Marin, che poi si presenterà, laureato in ingegneria, iscritto all'Ordine degli Ingegneri, ci dà una mano in questo senso. Stiamo già lavorando con tutta una serie di clienti nell'ambito dei nostri servizi Industry 4.0 e quando serve questa ciliegina sulla torta, chiamiamola molto importante per ottenere credito d'imposta e altro, ecco che per l'appunto abbiamo la risorsa Christian. Prima di lasciare la parola al collega che vi illustrerà un attimo qual è il percorso, quali sono i requisiti, quali sono gli errori da evitare, poi eventualmente ci farà vedere anche un po' di documentazione tecnica. Sono un po' perché sapete poi che su questa documentazione ci sono tutta una serie di non-disclosure agreement che come società di consulenza dobbiamo firmare e anche come ingegnere scritto all'albo. Prima di questo vi dicevo, velocemente 2 secondi vi faccio vedere quali sono i servizi che la nostra società di consulenza offre in tema di Industry 4.0, di cui uno per l'appunto è la perizia. La perizia arriva alla fine. Noi come Chiarini Associati siamo impegnati in questo periodo tanto in tutta una serie di servizi che vanno dall'analisi dei processi per individuare le possibilità di automazione e digitalizzazione. Quindi in questo periodo, per esempio, abbiamo un cliente che è una biglietteria dove stiamo lavorando per mappare tutti i processi per capire dove automatizzare con parti dell'ERP piuttosto magari che con tutta una serie di tecnologie tipiche dell'Industry 4.0. Che ne so, l'RFID, il COBOT, l'AMR e così via. Quindi queste analisi volte spesso e volentieri, come dicevo prima, a un'integrazione nell'ERP o con queste tecnologie per l'appunto, implementiamo successivamente le azioni Lean 4.0 o Industry 4.0 soltanto che siano, facendo un piano d'azione, un piano chiamiamolo Future State al quale tendere. E abbiamo anche sviluppato una rete di partner che ci possono dare una mano su sviluppo di sistemi e software molto specifici, in particolar modo sviluppati tramite la cosiddetta artificial intelligence. Faccio un esempio: in quest'ultimo periodo ci è già capitato di fare vari sviluppi con software di machine learning e telecamere per fare del controllo qualità sul prodotto. Quindi questo è uno dei tanti servizi che riusciamo a dare con un partner tecnologico, piuttosto che magari il software di machine learning associato a tutta una serie di sensoristiche che vanno sull'impianto per fare manutenzione predittiva. Ora, noi non siamo quelli come Chiarini Associati che sviluppano il software di machine learning, però magari facciamo l'intervento di TPM, di Total Productive Maintenance, e quando arriviamo alla manutenzione predittiva ci appoggiamo a questo partner tecnologico. La cosa molto importante è che dicevo prima, abbiamo introdotto anche questo servizio di perizia fatto con Ingegner Marin, con Christian. Cosa molto importante perché alcuni clienti hanno cominciato a chiedercelo, dato che, come vi dirà Christian spesso e volentieri, il perito, senza togliere niente ai periti che fanno queste perizie, il perito che viene non è proprio un tecnico di processi e di Industry 4.0, per cui spesso e volentieri arriva, magari vi mette, adesso semplifico le cose, vi mette un timbro e vi fa una relazione striminzita. Invece noi abbiamo pensato di andare oltre. Adesso, come vedrete, per l'appunto, tramite quello che vi dirà l'ingegner Marin, riusciamo non tanto a darvi una consulenza, perché questa per l'appunto è una perizia, però riusciamo a darvi un disegno di insieme e a migliorare quella che è stata l'implementazione precedente Industry 4.0. Lascio adesso la parola all'ingegner Marin, a Christian, che appunto ci fa vedere alcune cose specifiche sulle perizie, sui requisiti e per l'appunto sugli errori da evitare. Ok, perfetto, grazie Andrea, prendo io il comando. Vedete per cui, Comando. vedi per cui la perizia? Sì, Io vedo la perfetto. perizia. Sì. Ok, buongiorno a tutti, io sono Marin Christian, sono ingegnere gestionale, collaboro con Chiarini ed Associati e in questo speciale momento
mi occupo molto spesso di digitalizzazione, collegato a questo di Industria 4.0. Il tema del webinar di oggi è espressamente perizie Industria 4.0. Allora, prima di fare un'ulteriore presentazione di quello che faccio io per Chiarini ed eccetera, direi di andare direttamente a quello che è l'obiettivo della giornata e poi fare un excursus di come è nato Industria 4.0 e le problematiche che si portano dietro. Per cui Industria 4.0 è perizia. Questa qua è una perizia tecnica, espressamente per cui è un documento che si prepara alla fine di un'analisi per dire che un bene è agevolabile in questo contesto. Un bene può essere di tipo sia materiale che immateriale, ma lo vedremo più avanti. Per cui in una perizia, che tipicamente è un documento così semplice di qualche pagina, di pochissime pagine, si riporta il nome del cliente, si riporta il tipo di bene, magari anche la matricola del bene, si riportano alcuni strati di legge, ma soprattutto si va a dire che il bene soddisfa 1, 2, 3, 4, 5 più altri due requisiti ulteriori che devono essere obbligatori. Questi 5 più 2 requisiti. Questo documento è molto succinto e alla fine di esso il perito va a dire: io mi prendo responsabilità di un po' tutto quello che ho verificato. Ecco, come si dà poi validità a questo documento? Questo documento viene validato in modo, diciamo, viene asseverato. Questo vuol dire che io o vado in tribunale o presso un notaio e con un verbale di asseveramento fornisco, do la responsabilità dei dati che ho inserito in questo diciamo, documento, me li assumo tutti io e soprattutto do a questo documento una data certa. L'altra modalità è quella dell'asseverazione, sempre, è quella di farlo in forma digitale, firma digitale e marca temporale. Io una volta che ho effettuato questo documento, e cioè ho assicurato una data a questo certificato, a questo documento, posso passarlo a quello che è il commercialista del cliente ed esso potrà ottenere l'agevolazione tramite il modello F24. L'altro modo in cui io posso fare questo è per beni al di sotto dei 300.000 euro. Io posso farlo, diciamo, io cliente posso farlo tramite un'autocertificazione in cui dichiarerò alla fine che il bene che io ho acquisito alla fine soddisferà di nuovo tramite crocette i 5 più 2 requisiti. Il problema in questo caso nell'autocertificazione, per cui viene spesso sconsigliata, è questo: comunque bisogna dargli data certa sempre. O si va in tribunale, o si va da un notaio, o lo si fa con una marca temporale. L'altra modalità è quella della PEC, ma non è una PEC banale, è una PEC in cui questo documento viene copiato e incollato sul testo di una email della PEC, appunto, e non come allegato, perché in qualche modo l'allegato può essere modificabile, le date possono essere modificabili. A mia esperienza, molto ma molto pochi hanno fatto questa procedura per certificare, in qualche modo dare data certa all'autocertificazione, per cui già sorgono dei problemi. L'altro motivo per cui alla fine fare anche comunque una perizia è anche questo: non basta la perizia piuttosto che l'autocertificazione. La legge dice che vi deve essere una relazione a supporto di queste, diciamo, di questa dichiarazione che contenga del materiale che appunto supporti i controlli, le verifiche che sono state fatte. E questo documento si chiama tipicamente, eccolo qui, adesso analisi tecnica. L'analisi tecnica è un documento che, mentre la perizia prima era di pochissime pagine, 3-4, questo qui può avere tutte le pagine che vogliamo, perché espliciterà di nuovo tutti gli strati di legge, sempre ragione sociale, vari dati dell'azienda, piuttosto che del bene, ma alla fine verranno comprovate del bene, andiamo a vederlo un attimino, molto velocemente, scusate solo un attimo, vado al punto, ecco, verranno comprovati del bene che io vado a verificare tutti i 5 più 2 requisiti. I 5 più 2 requisiti sono questi che adesso andremo, vi vado ad enunciare. Uno, il bene è dotato di una parte intelligente, per cui un PLC piuttosto che un Computer Numerical Control, CNC, un processore. Di solito nell'analisi tecnica, per cui io vado a dire: bene, quel bene lì aveva quel tal processore, quel tal PLC, eccetera. E il requisito 1 è così soddisfatto. Il requisito 2. Il requisito 2 tipicamente è l'interconnessione. Nell'interconnessione io vado a dire il bene come colloquia magari con uno switch aziendale, col server aziendale, come arriva tramite cloud a tutti i computer, che sia in un ufficio, che sia in un'altra sede, eccetera. Devo indicare per cui gli indirizzi IP, magari i protocolli di comunicazione e appunto identificare come univocamente identificato questo bene nella rete aziendale, tipicamente con l'indirizzo IP, ma potrebbero essere indirizzo MAC o altre modalità.
Una volta che io ho identificato lo schema di comunicazione, lo schema di rete, quello che devo andare a fare, come leggete qua, verificare l'interconnessione e il caricamento da remoto di istruzioni e o part program. Quello che si fa tipicamente, io adesso prendo sempre come esempio l'industria, che magari per molti di voi o per insomma clientela chiarini è un po' più comune, io ho tipicamente un tornio piuttosto che una pressa, ho un MES, un gestionale e magari vado a fare la prova che mi arriva l'ordine gestionale, lo invio al MES di un lavoro con delle quantità, lo invio alla pressa piuttosto che al tornio, effettuo la lavorazione e indietro ricevo dei dati. Per cui per interconnessione vado io di solito a mettere le prove che appunto mi creo dal gestionale un ordine, lo vado ad inviare al MES e lo vado a vedere nel monitor di quello che è il mio Questo è il requisito 2. Andando a requisito, questi sono tutti i passaggi che tipicamente si mettono nelle analisi tecniche. Il requisito 3 è l'integrazione. L'integrazione può essere fatta sotto varie forme, qui dice appunto l'integrazione informativa, l'integrazione può essere logistica. Comunque sia, per integrazione si intende che il bene inserito in un sistema, per cui mi torno indietro dei dati. Questi dati mi devono servire perché io faccio una valutazione di quanto tempo impiegato, mi devono servire perché devo ripristinare il materiale che ho consumato, mi devono servire perché posso fatturare. Comunque, questo bene deve essere integrato e questa è la modalità di integrazione che si va solitamente a verificare e si descrive. Qui posso vedere i lavori che ho fatto, quella macchina mi ha restituito le tempistiche, le qualità, i problemi di qualità, di quantità anche. Dopodiché ho delle statistiche, grafici. Tutto questo è relativo all'avanzamento dei lavori, di commesse. Tutti questi sono aspetti che si collocano nel requisito 3, che è quello di integrazione. Ulteriore requisito è quello 4. Interfaccia tra uomo e macchina è semplice ed intuitivo. Qui semplicemente andiamo ad indicare qual è l'interfaccia del bene che permette all'operatore di gestirlo, di vedere le problematiche, di chiamare l'assistenza, di vedere gli ordini inviati dal MES, eccetera. Per cui basta semplicemente che abbia un monitor solitamente digitale e il requisito è soddisfatto. Il requisito 5, e finisco con quelli obbligatori, è quello che il bene risponde ai recenti parametri di sicurezza, salute e igiene di lavoro. E in questo caso solitamente si va a indicare che il bene ha una dichiarazione CE di conformità ed è più che sufficiente e deve essere inserito in quello che è il DVR aziendale. Ora vado a elencare quelli che sono i due requisiti successivi. Il primo è il bene deve essere dotato di sistemi di telemanutenzione o telediagnosi o controllo in remoto. Basterebbe uno di questi. Vi faccio un esempio. Il tornio può essere che io da remoto veda quello che è il guasto relativo a un inceppamento. Ecco, questo è telediagnosi. Se invece da remoto riesco anche a sbloccarlo intervenendo nel software o qualsiasi cosa che sia, quello lì è telemanutenzione, soddisfatto due volte il requisito. Controllo in remoto si intende che solitamente io da remoto devo avere la possibilità di vedere in questo momento, magari con un MES più semplice, guarda che sta andando a quella velocità, sta facendo quella commessa e al 50% di quell'ordine che io gli ho chiesto di fare. L'altro requisito, un'altra modalità di soddisfazione di questo requisito è quello di prendere in mano lo schermo del bene, di solito si chiama mirroring dello schermo, o anche con TeamViewer, queste modalità qua. L'ultimo requisito è quello di, vediamo, requisito, il penultimo, scusate, RUB, quello del monitoraggio in continuo del processo e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori ed attività alle derive di processo. Qui tipicamente il bene appunto deve essere dotato di un monitor che mi permetta di interagire, di capire tutto quello che sono, diciamo, i dati di processo, i dati dei sensori e mi permetta soprattutto di porre rimedio alle derive. Se io vedo che qualcosa non va, io devo poter intervenire dal monitor e cambiare quello che sono, insomma, l'operatività, eccetera, i settaggi. L'ultimo requisito che
gli ultimi tre sono due obbligatori su tre, devono essere soddisfatti, è quello di caratteristiche di integrazione e simulazione. Sono presenti caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e impianto tramite modellazione e simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo. Sono alcune macchine che riescono a simulare la loro attività per poi, insomma, fare questo tipo di cose. E non mi è capitato finora di asseverare un bene che abbia questa caratteristica, però ce n'è la possibilità. Come finisce un documento di analisi tecnica? Finisce dicendo che il bene fa parte di quella tale lista di beni, secondo la voce, in questo caso 3, e va indicata, soddisfa di nuovo i 5 più 2 requisiti. Siccome è uscito un modulo del MISE che chiede anche quale delle tecnologie abilitanti e a quale di queste è collegato il bene, di solito in un'analisi si introduce anche a quale di queste lo si vista, di modo che un cliente non debba più chiedere sempre dipende dal perito. Qua trova tutte le informazioni per compilare l'ulteriore modulo del MISE che, se ne avete sentito parlare, comunque è facoltativo. Per finire, alcune clausole di responsabilità e via dicendo. E questo è un documento che si allega per cui alla perizia e anche all'autocertificazione, per cui per tutti e due i casi è obbligatorio. Ora vado a dirvi qualcosa per quanto riguarda invece Transizione 4.0. Transizione 4.0 è nata, anzi, Industria 4.0 in Italia è nata circa nel 2016 grazie alla legge Calenda e ha dovuto alcune trasformazioni. È diventata Impresa 4.0 e l'ultima tranche è diventata Transizione 4.0. È stata confermata nella legge 234 del 30 dicembre 2021. Perfetto. Andando avanti, vi dico velocemente chi sono io. Sono Cristian Marin, sono un ingegnere gestionale che dopo alcune esperienze in azienda, adesso mi sto occupando, oltre che di Lean, di digitalizzazione. Qui c'è scritto Transition Manager. Questo perché nelle aziende mi occupo, riprendendo anche quello che ha detto Andrea, di fare questo tipo di valutazioni, cioè entrare nell'azienda. Definire, cioè capire quello che secondo me è il gap tecnologico e digitale dell'azienda e proporre delle soluzioni, soluzioni dal punto di vista marketing, soluzioni dal punto di vista macchinari, produzione, supply chain, qualsiasi tipo, può mancare un MES, può mancare un software per la gestione dei reclami, può mancare un robot, un magazzino verticale. Tutta la tipologia di digitalizzazione che possa venire in mente. E sempre ricollegandomi a quello che ha detto Andrea, c'è una cosa da dire. Su 10 clienti che mi chiamano per implementare o migliorare la loro digitalizzazione, 7-8 di questi alla fine si rendono conto, soprattutto per quanto riguarda digitalizzazione di processi, se uno mi chiede di migliorare, rendere il prodotto più smart e diverso, ma per digitalizzazione dei processi produttivi, molti si rendono conto che devono invece intervenire con, diciamo, organizzazione, metodologia Lean prima di attuare la digitalizzazione. Questa è una cosa molto importante. Per cui di questo mi occupo io, per cui individuare il gap tecnologico e proporre dei progetti che dopodiché io porto avanti. Ed è questo anche il plus. Le perizie sono fini a se stesse, ma non deve essere così. Chi entra per fare una perizia, come me, ha modo di entrare in tantissimi stabilimenti e mi rendo conto che ho modo di vedere tantissime cose che mi piacerebbe in qualche modo migliorare e mi piacerebbe appunto dare questo tipo di consigli ai clienti. Sono in grado di farlo grazie al supporto poi di una struttura come quella di Chiarini, ancora di più, per cui è questo il plus che possiamo dare. Perfetto. Andando avanti sempre presentando un attimo anche chi sono io, in questo momento ne approfitto, qui leggete Eureka. Questo perché Industria 4.0 è nata nel 2016 Scusa ed è stata... Cristian se ti interrompo un attimo, metti magari a schermo intero. Scusami, hai ragione. No, si vede meglio. Perfetto, sì, hai ragionissimo. Perfetto. Volevo dirvi a proposito questo,
Industria 4.0 è nata nel 2016, è stata sfruttata inizialmente per tutte le aziende, diciamo, industriali, tutte quelle che appunto acquistavano un tornio piuttosto che una pressa, piuttosto che questo tipo di beni. Dopo parleremo anche di software ed altro comunque. E cosa accade però? Accade che nell'arco degli anni è venuto fuori che, scusa, ma io che produco, o io che utilizzo le macchinette per dare le merendine, e io che utilizzo il trattore, e io che invece utilizzo l'attacco in ospedale, beh, anche tutti questi tipi di beni hanno diritto ad ottenere le agevolazioni che poi andremo a vedere. Però, essendo la legge dedicata molto più all'industria che non ad altre tipologie di beni, c'è stata molta confusione. La confusione si manifestava in questo modo: io perito, ti perizzo il tuo bene, arriva il mio amico perito e dice: secondo me invece non soddisfa. Non c'era chiarezza, per cui ognuno faceva un po' quello che voleva, con i rischi che avverranno in qualche modo tra qualche anno, perché adesso accertamenti non ce ne sono. Io lavoro anche presso il Polo Tecnologico di Pordenone. E cosa ha fatto il Polo? Ha prima nel settore sanità, poi agricoltura e adesso nel settore Horeca, cioè ristorazione, ha introdotto delle prassi di riferimento per dire: beh, nel settore agricoltura il trattore deve fare questo, e ora io sono proprio la persona che sto redigendo questo documento, una prassi di riferimento per applicare Industria 4.0 nel settore Horeca. Cioè, a me potete chiedere, vabbè, se vi interessa di forni piuttosto che di abbattitori, piuttosto che di celle frigorifero, lavastoviglie, eccetera. È solo per dire che sono abbastanza dentro sul pezzo, come dire, e insomma ho buone conoscenze di quello che è l'argomento Industria 4.0. Continuando poi, per cui vi parlo adesso di dove è arrivata la legge a questo punto. Si chiama 4.0 perché è la quarta rivoluzione industriale. Dalla prima, in qualche modo agevolata da vapore e acqua, la seconda produzione di massa, la terza computer automazione, in questa invece alla fine non è altro che un'evoluzione della terza rivoluzione industriale, in quanto ci sono dei beni che sono, diciamo, di facile e di comune utilizzo. Internet alla terza generazione era agli albori, così come l'IoT che permette di sensorizzare le macchine, e appunto internet che permette una facile comunicazione, che sono i punti di forza appunto di Industria 4.0. Qui è un'evoluzione della terza rivoluzione, grazie a sistemi che costano poco, comunicazione ormai che è utilizzata da tutti, eccetera. E vado avanti, per cui vado avanti pure questo. Ecco, il Piano Nazionale Industria 4.0, quello a cui si collega, per cui le perizie, per cui i crediti d'imposta, le agevolazioni di beni per crediti d'imposta, comprende tutte quelle che sono le tecnologie abilitanti. Non ve le elenco tutte, ma insomma, advanced manufacturing, core robot, additive manufacturing, 3D, eccetera. E qui le troviamo un po' tutte, e tutte queste sono agevolabili secondo appunto il parametro di Industria 4.0. Andando ancora più avanti, volevo dirvi una cosa importante. Quando si parla di Industria 4.0 o come prima anche di un bene, un bene da solo non è mai Industria 4.0, non sarà mai agevolabile da solo, deve essere inserito in un contesto. Per cui se io prendo il mio tornio e lo inserisco nel contesto aziendale e connesso con un MES e anche magari un gestionale, allora in questo caso diventa un sistema Industria 4.0 ed è periziabile ed è per cui agevolabile, altrimenti un bene da solo non lo è mai. Capita per alcune tipologie di beni, mi viene in mente un trattore perché solitamente te lo vendono già con l'abbonamento a un software, ma questi sono casi particolari. Tipicamente il bene non lo è. Nella legge 2234 del 2021 ha confermato questi scaglioni che voi vedete di agevolabilità. Ora parlo solamente di quelli un po' più di interesse di tutti. Per cui per il 2023, se voi comprate un bene, fate un investimento fino, perché potrebbe essere non un tornio, mi viene in mente classicamente, ma un impianto intero, fino a 2,5 milioni, l'agevolazione che si ottiene è del 40%, cioè io ho metà dell'imponibile, ovviamente, 40% del valore del bene imponibile, io posso chiedere di non pagare praticamente tasse. Un 6% rimane per i beni non Industria 4.0, un 20% rimane per i beni che immateriali, in questo caso software, perché anche i software hanno diritto ad avere un'agevolazione. La legge ultima uscita dice anche che il periodo di validità
di queste agevolazioni Industria 4.0 durerà per cui fino a tutto, vedete, il 2025. Si abbasseranno gli scaglioni, per cui i beni materiali, nuovo sempre il tornio, il trattore, l'attacco, quello che vogliamo, il 20%. Io mi immagino che comunque su una spesa già di 50.000 euro, ricevere indietro un 10.000 euro, secondo me, insomma, gli acquirenti chiederanno una perizia, secondo, insomma, i discorsi che abbiamo fatto un po' tra consulenti. Per cui fino al 2025 sarà valido, ma come accade quest'anno, se io nel 2025 a dicembre acquisto un bene o comunque ne pago il 20%, io posso ricevere il bene fino a giugno del 2026. Quest'anno è stata fatta una proroga perché c'è un problema di reperimento di materiali e anche di Covid, per cui i beni acquistati l'anno scorso possono essere consegnati fino a tutto il 2022. Magari lo stesso accadrà in quella situazione. Altro dato importante, io ricevo il bene e cosa accade? Benissimo, io oggi ricevo il bene e devo fare subito la perizia. Beh, aspettate, vado avanti che così trovo dopo queste informazioni. Come posso fruire di questo 40%? Come leggete qua, è fruibile in 3 anni in quote uguali, un terzo, un terzo, un terzo. Non è sempre così, nel senso che questa è la fruibilità in qualche modo minima. Se io non ho capienza, se io per altri motivi no, posso anche in qualche modo però iniziare a fruirne tra 2 o 3 anni e posso anche spalmarlo in una quantità maggiore di anni. Come si fa? Si fa tramite la compilazione di un modello F24. E l'altra cosa che volevo dire è questa, quella relativa alla perizia. Se io acquisto un bene adesso, io se voglio faccio la perizia adesso, ma se mettiamo nel caso sempre della macchina industriale, un'aziendina piccola che acquista il bene e non ha la rete, non ha il MES aziendale, può attendere finché non mette il MES. È un diritto acquisito quello del credito d'imposta, per cui io acquisto il bene adesso, tra 2 anni metto un MES aziendale e io tra 2 anni chiamerò un perito a farmi la mia verifica e i requisiti dell'agevolazione, diciamo, lo scaglione di agevolazione sarà quello relativo all'acquisto del bene, per cui 40% di quest'anno, anche se io faccio la perizia tra 2 anni. È un diritto acquisito. Vado avanti intanto. Quali sono le caratteristiche dei beni, oltre a quelle che abbiamo visto e devono soddisfare appunto i requisiti tecnici, che sono i 5 più 2? Deve essere nuovo il bene, non può essere un bene usato, deve essere strumentale alla produzione, non deve essere qualcosa che io uso, non, diciamo, per tagliare il giardino, come dire, della mia azienda, ed è leggibile. Eleggibile vuol dire che deve essere in una lista che il MISE ha compilato, che adesso andremo a vedere. La lista riguarda i beni materiali suddivisi in 3 sezioni: beni strumentali, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, i classici, la pressa, l'impianto di verniciatura, tutti questo tipo di beni. La sezione 2 sono i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, possono anche esserci filtri in questo caso, macchine che fanno un controllo della qualità del vino, macchine che appunto fanno un controllo qualitativo a fine linea, eccetera. La sezione 3 sono dispositivi per l'interazione uomo-macchine per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. Non ho altro da dire su questo argomento, vado al prossimo. Gli altri beni, che possono essere quelli dell'allegato B e non A come questi precedenti, sono quelli immateriali, tipicamente software. Un po' tutte le tipologie di software. C'è una lista di, se non sbaglio, veramente 20 tipologie di software, una diversa dall'altra, per cui rientrano praticamente tutti, tranne, come vedete qua, IRP e gestionali. IRP e gestionali non possono usufruire del credito d'imposta. Vi ricordo che, come dalla schermata precedente, i software ricevono un'agevolazione pari al 20% e non al 40% attuale, spostata al 10% dal 2023 in poi. Andando avanti, i requisiti che devono soddisfare i beni sono i 5 più 2 per i beni strumentali, cioè la pressa, l'impianto di verniciatura, eccetera. Tutti gli altri beni, cioè quelli che fanno per esempio un controllo qualità, ma anche i software, devono solamente soddisfare il requisito di interconnessione.
Cosa faccio io in perizia o in analisi tecnica? Io dico il sistema è collegato ad diciamo, a un cloud remoto in questa modalità, questo è il suo indirizzo IP, questo è il suo protocollo di comunicazione, questi sono i dati che lui scambia o che mi permettono di valutare che il mio processo stia andando bene oppure male. Tipicamente è questo che si fa per provare l'interconnessione. Sempre, ok. Adesso vado a dire giusto alcuni accorgimenti. Dimmi te, Andrea, se vado, io do ancora alcune cose, se ci sono domande, eccetera, se no io vado ancora un po' avanti. No, ma le domande le concentriamo alla fine. Ok, allora vado giusto a un po' di, cioè già vado nel dettaglio adesso di alcune più che altro problematiche o domande che ci fanno spesso. Quando si vende un bene Industria 4.0, per poter, diciamo, usufruire dell'agevolazione, nella fattura vi deve essere riportata una dicitura. Tipicamente, fino all'anno scorso, era questa, era bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, decreto, comma 1053-1061 della legge 178 del 2020. Tipicamente era questa. Adesso con la legge 234 qualcuno scrive lo stesso della legge 234 o si riprende la 178 con e successive modifiche e integrazioni. Comunque in fattura ci deve essere scritto il riferimento alla legge. Lo stesso vale per le fatture di, diciamo, spese accessorie. Se io devo fare un impianto elettrico per allacciare il mio tornio, nella fattura di chi mi ha fatto l'impianto elettrico ci deve essere scritta questa dicitura e anche che questa spesa è relativa a quel tornio, non posso dire generale fatta per l'azienda, ci deve essere riportato l'indicazione a quel tipo di bene, il collegamento. Perizia o autocertificazione, vi ho detto la differenza, una sopra i 300.000, una sotto i 300.000, ha più valore la perizia, la fa un perito, ha tutte le assicurazioni, eccetera. L'autocertificazione c'è il problema, come abbiamo detto, anche di fornire una data certa. Comunicazione al MISE, vi ho detto già prima che è uscito un modello del MISE che chiede praticamente di indicare al MISE se si è usufruito del credito d'imposta, però è facoltativo, per cui vedo che a seconda dei settori, nel senso che ho visto nel settore agricolo non tutti hanno la firma digitale, eccetera, per cui non è una cosa, non so che successo abbia avuto, è facoltativa. Mantenimento dei requisiti, è uscita una circolare del MISE che dice: va bene che un perito accerti che i requisiti siano validi in questo momento, però i requisiti devono essere validi per tutto il periodo di agevolazione. Se è minimo 3 anni, prima era addirittura 5, in questi 3 anni voi dovete mantenere vivi questi requisiti, dovete raccogliere i dati, perché gli accertamenti tipicamente quando è che avverranno? Avverranno, si dice, fino a 9 anni dopo l'ultimo giorno di agevolazione, 9 più 3, perché 3 è il minimo, fa 12. Io mi immagino tra 10 anni in certi settori, se ci sono ancora i dati nei server, eccetera. Per cui mantenete i dati e mantenete vivi i requisiti. Non potete staccare la macchina, staccare la SIM card, staccare le connessioni. Questo non lo potete fare. Un'altra cosa che non potete fare è prendere la macchina e portarvela all'estero. Questa è un'altra delle cose che non si possono fare. E l'ultima voce, appunto, che comunque è collegata alla penultima, è la produzione di adeguata e sistematica reportistica. Come vi ho detto, appunto, bisogna comunque per l'R3 l'integrazione, comunque mantenere una storicità dei dati, delle analisi che sono fatti e anche dell'invio magari di quelli che sono gli ordini di lavoro. Vi ripeto, nel settore industriale, se c'è un MES, è tutto molto più semplice, è già scontato. In altri settori, tutto quello che ho detto, le ultime cose che ho detto, anzi, non sono così scontate. Qui non ho altro, aspettate che passo all'ultimo, che sono un attimo di errori, scusate solo che lo trovo, sì, eccolo qui, perfetto. Alcune cose ve le ho già dette, comunque volevo dire alcuni errori tipici che riscontro io nell'effettuare perizie, nell'approcciarmi con i clienti o con rivenditori, eccetera.
Alcune sono, ma magari questa, la perizia è compresa già nel prezzo del macchinario con un perito che paghiamo noi. Questo non è possibile se vi vendono un bene, vi dicono che hanno già il perito. Il perito deve dimostrare la terzietà nei confronti vostri e diciamo, del rivenditore e del prodotto, per cui deve essere super partes, per cui non fidatevi di questo, anche perché spesso accade, dipende dai settori, che appunto ci siano dei beni, mi viene in mente se magari qualche dei beni, insomma, che siano molto borderline, e allora ti consigliano il loro perito, che così andate tranquilli. Ma un giorno serverà un accertamento tra 5-10 anni o quello che è, e l'accertatore non ve lo potrete scegliere, per cui fate le cose per bene da subito. Un'altra cosa, vediamo. Ah sì, vabbè, questo era in caso nel settore agricolo, ma spesso mi capita, ecco, il perito si occupa di configurare interconnessione e lo scambio dati del macchinario, cosa che non è vera. Il perito è come un esaminatore. Io vengo lì e vi dovrei chiedere: fammi vedere come invii un ordine al tuo tornio, fammi vedere cosa torna indietro, fammi vedere in qualche modo che del tuo tornio hai una telediagnosi o si collega in remoto, eccetera. Ecco una cosa importante che adesso non mi ricordo se c'è nei prossimi errori, ma trovo corretto dirvi, è questo. Spesso mi capita di andare in aziende, appunto, sì, imprese, in industrie, a fare perizie e appunto mi dicono: guarda, ho fatto tutto, mi è arrivato il bene già da un mese, operativo, ho fatto tutto, vieni a fare la perizia. Vado lì, se adesso l'ho imparato, non vado lì ma lo chiedo, ma le prime volte vai lì e... Scusa, ma hai un gestionale, hai un MES, l'hai collegato? E no, non me l'ha detto nessuno. Per cui magari una cosa che capita è appunto che chi ti vende un bene non ti dice che poi hai un altro costo per collegarlo al MES, per acquistarti il MES se non lo hai, eccetera. Per cui da solo, ripeto, il bene non è mai Industria 4.0, deve essere interconnesso con la rete, con un gestionale aziendale, eccetera. Vediamo il prossimo. Neanche questa, vabbè, ho collegato la macchina internet, acquisto automaticamente dell'agevolazione. No, c'è appunto richiesta un'autocertificazione ed una perizia. Basta aver solo qualche requisito tra quelli stabiliti dalla legge. No, abbiamo visto 5 più 2 per alcune tipologie di beni, l'interconnessione per chi fa controllo qualità e per i software. I requisiti Industria 4.0 sono gli stessi ovunque? No, non sono gli stessi ovunque perché diciamo, l'agevolazione legata a Industria 4.0 in questo modo è stata fatta solo in Italia. Ci sono altre tipologie di agevolazioni in altri stati, sempre per quanto riguarda 4.0, e hanno requisiti diversi. Se la macchina ha le caratteristiche necessarie, allora il credito d'imposta è garantito, non serve altro. Abbiamo ripetuto, no, serve un'interconnessione con, diciamo, un gestionale o comunque con un software remoto, e piuttosto che serve la perizia e l'autocertificazione. Lo ripeto più volte, però non è sempre chiaro e vorrei che lo fosse. Per fruire delle agevolazioni, tutte le macchine dell'azienda devono essere 4.0, anche questo no. Se io ho l'azienda con macchinari piuttosto obsoleti e oggi acquisto il mio nuovo impianto e questo lo collego al mio nuovo MES, quello lì soddisferà i requisiti, tutti gli altri no, e non c'è problema, col tempo li adeguerò perché mi conviene dal punto di vista, diciamo, operativo, non per altro. Ok? Sull'autocertificazione non è necessaria data certa, ve l'ho già spiegato, è necessaria e non è proprio così banale garantirla, ed è necessaria anche una relazione. La successiva è l'analisi tecnica e la perizia giurata si compilano in un paio d'ore, sono pura formalità, non è vero, specialmente in campo industriale ci si trova di fronte ovviamente i software gestionali sono uno diverso dall'altro, o il MES, per cui anche quello. I beni sono uno diverso dall'altro, da quelli, cioè, quelli che incontriamo, e soprattutto l'interconnessione, anche quello. Ogni azienda ha la sua soluzione di interconnessione, di schema di rete. Cosa diversa invece, come vi ho detto, ci sono certe tipologie di beni, un trattore piuttosto che un forno, hanno già dal produttore il loro software da remoto, ti colleghi via internet, la password. In quel caso sì, sono piuttosto ripetitive, devo ammetterlo. Anche questo è un errore, aspettare il 27 dicembre, comunque dicembre, per richiedere una perizia,
vi ripeto, insomma, voi potete richiedere non appena avete interconnesso il bene, potete richiedere una perizia, ma è anche vero che potete farlo anche tra 2 anni. Spesso accade anche in questi anni che uno si svegli o la chieda a novembre-dicembre per il semplice motivo che restituendo indietro, diciamo, un terzo del di questo 40% del valore del bene, magari se uno dice se la faccio in tempo per dicembre o un terzo, a gennaio scarico l'altro terzo e io di quel 40%, i 2/3 mi sono già in qualche modo stati restituiti, tra virgolette, nel giro di un mese e mezzo, due. Questo è il motivo. Basta. Da parte mia non ho altro da presentare, spero di essere stato abbastanza, beh, insomma, ho fatto più velocemente possibile, se c'è qualche domanda. Hai fatto del tuo meglio, siamo stati molto lunghi, perché questi webinar per l'appunto devono essere così, cerchiamo di dare un'informativa generale, dopodiché se ci sono delle domande, diciamo così, di dettaglio, poi possono sempre mandarci un'email. Va benissimo allora. Magari a questo punto, se qualcuno di voi ha qualche domanda per l'ingegner Marin, Christian, le domande effettivamente da fare sarebbero tante. Sì, beh, però ho toccato tantissimi temi, anche se è vero che infatti, ognuno... Guarda, Christian, te ne farei giusto una io, in attesa che qualcuno faccia altre domande. Tu spesso volentieri hai parlato di MES, quindi stiamo parlando di un classico manifatturiero, ma domanda... Se un'azienda non ha un MES, va bene lo stesso? Sì. Vabbè, intanto ti rispondo. Sì. Io ho parlato del MES perché la modalità, insomma, che sia anche un IRP, un MRP, un gestionale, perché insomma... Uno SCADA, magari, qualcosa di diverso? Tipo sì, ma sinceramente sì, perché guarda, vedo anche ultimamente, se capita un'azienda piccola, non puoi dirgli di andare ad acquistare, e magari ha solamente quello che fa un piccolo gestionale in cui inserisce l'ordine, fa fatture di DT, non puoi andare a dirgli per un bene da 50.000 euro acquista un MES che magari ti costa 10.000, 8.000, 15.000. No, un bel po' di più di 10.000. Sì, no, beh, sì, adesso sai, li fanno quelli proprio, li vendono un pacchetto, come pacchetto con la macchina, però non puoi dirgli questo. Allora quello gli dice alla software house, gli dici guarda, fai un modulino nel gestionale in cui ti prendi l'ordine e lo invia alla macchina e ecco, e alla fine ti arrivano fra l'altro nella chat anche dei messaggi molto divertenti, sì, tipo sono i MES cinesi. Sì. E alla fine però ti deve tornare indietro magari quanto hai impiegato a fare quell'ordine, quanti pezzi, e magari il top che ti, insomma, incrementi quello che è o aggiorni il magazzino. Per cui io ho visto, insomma, chiedi a un softwareista della casa del gestionale, dai, 3, 4, 5.000 euro, ti fanno queste cose. Comunque, ok, Ottimo, non serve il poi MES. ottimo, ottimo. Poi c'è una domanda specifica, vediamo qui. Sì, ah, bella questa. Cos'è? Data certa con notaio, l'ho Eccola fatto, qua, infatti, quella della data ufficio reale. comunale, ufficio postale, bella questa. Guarda, mi piacerebbe darti risposta, ma non mi è mai capitato, non ci ho mai neanche pensato, perché solitamente vado dal notaio o vado... O PEC, Beh, aggiungo. adesso, allora, la PEC sì, ma probabilmente anche con l'ufficio postale, sì, hai ragione, anche con l'ufficio postale tramite raccomandata, però ovviamente sì. La PEC, come specificavo, non deve essere una PEC, come dire, banale, in cui lo metto come allegato. Faccio solito screenshot, lo copio e incollo come schermata, come quando te gli mandi una foto sul corpo della mail, e lo invii. Allora, PEC ovviamente. Allora in quel caso è valida, altrimenti no. E io ci sfido, perché ne ho parlato con tanti, secondo me non ce n'è uno. Non la firma digitale, ma la marca temporale, perché leggo che sta scrivendo. Sì. Per dare data certa, si comprano su Aruba facendo pubblicità. Sì, Aruba o altri provider, Sì, chiaramente. è molto semplice, difatti, anche quello. Ma ti dico la differenza, anche che magari tanti chiedono, magari anche le persone che sono qui, anche c'è la perizia giurata o forma, diciamo, giurata o quella firmata digitalmente, alla fine ti ho detto, sono tutte e due asseverate, hanno tutte e due lo stesso valore ai fini della legge. Quello che ho notato è che con la giurata cosa fai? Se sbagli una cifra, un numerino, vai di nuovo in tribunale o da chi dal notaio e lui ti cerca, ti fa una crocetta e sotto mette la cifra nuova con la data della correzione dell'errore. Sai, mentre con quella digitale l'errore è l'errore, amen. Tutto qua. Ok. Va bene.
Se poi avete qualche altra domanda, noi siamo sempre disponibili, potete inviarci delle email, potete contattarci. Come vi ho fatto vedere all'inizio, noi offriamo come Chiarini Associati una serie di servizi che non sono soltanto Lean o Six Sigma, come molti ci conoscono sul mercato per queste tipologie di servizi, ma da alcuni anni stiamo lavorando intensamente sull'Industry 4.0. Industry 4.0, dove per noi vuol dire proprio fare una digital transformation completa dell'azienda. E non ultima, ricordatevi, come diceva appunto Christian prima, la parte della perizia, ma fatta non ti metto il timbro, vado in posta in qualt'altro, guardo la configurazione, che non ci siano degli errori. Quindi quello che noi offriamo come servizio è qualcosa che va oltre la semplice perizia. È sostanzialmente un controllo e un affinamento di quello che è stato fatto prima con l'attività di implementazione. Okay. Qui ho un'altra domanda. Vi occupate anche di assistere che vogliono produrre macchine? Certo, assolutamente sì. Assolutamente, lo faccio. Ma tipicamente, tanto per dirti, i consigli che si danno alla fine, si fa un'analisi del bene, anche lì un'analisi del bene, si danno tutti i consigli di quello che deve essere alla fine un po' l'interconnessione. Quello che va per la maggiore è questo: si produce un documento che appunto ha la validità, insomma, si produce un documento che dice, è simile all'analisi tecnica che io vi ho mostrato, però dice, guarda, io, Christian Marin, oppure Chiarini Associati, che è uno studio che ha ancora più valore, come dire, di Christian Marin, dice che il tuo bene, secondo noi, risponde ai requisiti di legge, per cui e porta tutte le prove, per cui te puoi venderlo come Industria 4.0 ready, sempre ready, come hai scritto te giustamente. In questo serve a te per dire, ho fatto le cose per bene, sono qualcuno che ha una certa autorevolezza, me lo ha certificato, insomma. Quando lo vendi, il tuo rivenditore in qualche modo dice, beh, insomma, è questo pezzo di carta qua, insomma, non è come se me lo dici a voce, c'è scritto tutto. E alla fine la cosa più importante che noto io, quando io mi trovo a fare una perizia, spesse volte non mi trovo documentazione, devo telefonare alla casa madre per sapere che PLC, di nuovo all'assistenza tecnica che mi dice il sito internet come si fa, e di un altro che mi deve dire come ci si interconnette. Se invece hai un documento che si chiama attestazione, dichiarazione, è comunque un bel papiro di 50 pagine, hai fatto le tue cose a posto e tutta la catena è a posto e nessuno, diciamo, più ti deve chiamare o importunare, eccetera, per domande in qualche modo banali. La macchina in questo modo acquisisce un valore nettamente diverso ed un feedback dal mercato superiore. Beh, al momento, cioè, penso che se non sei Industria 4.0, non so neanche se vendi in certi settori, proprio sì, non vendi più. Per cui sì, certamente, macchina ok, ma se fosse una quasi macchina con dichiarazione di incorporazione, esistono quasi macchine ready, cosa vuol dire? Quasi macchina si riferisce alla direttiva macchine, perché ci sono delle, appunto, delle quasi macchine, che non è una macchina intera, ma magari è una macchina che ha bisogno di un'altra per funzionare, cose di questo tipo. Adesso quindi ci sono anche da inglobare questo, appunto, come, sì, come ci stanno suggerendo. È da analizzare un attimino, perché dico, non ne ho fatte di questo tipo, però ci sono, secondo me sì, perché ci sono delle voci appunto nell'allegato A in cui è possibile classificarla. Sono voci magari relative anche ad ammodernamenti, a integrazioni, a cose così, in cui si possono magari allocare questo tipologia di macchine. Ma se vuoi mi chiami, insomma, bene o male contatti col MISE ne ho, per cui nel giro di un giorno ti do una risposta. Sì, anche se può sembrare similare al fascicolo tecnico o magari l'analisi che viene fatta sulle macchine per la marcatura CE, attenzione a non confondere, perché avete l'allegato per il fascicolo delle macchine, in questo caso sto parlando di un allegato per l'Industria 4.0, quindi sono due cose distinte, anche se ci sono, noto, molte cose in comune. Molto interessante questa integrazione. Va bene. Va bene. A questo punto ringrazio tutti della partecipazione, poi voi sapete che ogni tanto abbiamo tutta una serie di webinar che spaziano, noi andiamo dalla Lean Accounting, alla misurazione delle performance, all'Industria 4.0, trattiamo un po' di tutto. Arrivederci. Ai prossimi. Arrivederci, studi. Grazie a tutti, grazie a te Andrea, e buona serata. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.